Bevanda alcolica fresca e aromatizzata con frutta e spezie. Beh, non servono altre presentazioni. Abbiamo la sangria spagnola. Io sono Francesca e questa è la mia cucina. Vi ricordo che gli ingredienti li troverete anche segnati sotto al titolo in descrizione. Versiamo il vino in un grande contenitore. Potete utilizzare un rosso che preferite in base alla gradazione alcolica che volete raggiungere alla fine. Uniamo lo zucchero, i chiodi di garofano, la cannella, il bacello di vaniglia. Usate tranquillamente anche quelli che magari avete già utilizzato, che se conservati bene si mantengono e hanno ancora tanto aroma da rilasciare. Mescoliamo bene per far sciogliere lo zucchero, quindi inseriamo anche il rum. Potete usare anche un brandy, la dose è variabile in base ai vostri gusti. Ora vado a pelare la prima arancia a vivo, quindi elimino tutta la buccia. La taglio a fette e poi a spicchi. La seconda arancia la metterò a fette solo alla fine prima di servire. Quindi possiamo aggiungerla al vino e agli altri aromi. Il limone invece lo vado ad affettare semplicemente con la buccia perché comunque non verrà mangiato alla fine. L'altra frutta invece, una volta che sarà terminato il vino, si potrà mangiare tranquillamente perché sarà deliziosa. Taglio in quattro la mela, poi la vado a privare della parte interna e la sbuccio. Cerco di dare a tutta la frutta la stessa dimensione. Se per te è la prima volta che vedi una mia ricetta, ti ricordo che sul canale puoi trovarne tantissime altre, dagli antipasti ai dolci, quindi iscriviti per non perderle, clicca sulla campanella. Poi se il video ti è piaciuto, puoi condividerlo con gli amici e mettere un bel mi piace. Per ultima metto la percocca, potete anche usare una pesca, ma tenete presente che il tutto andrà lasciato per 4-6 ore in frigorifero a macerare, quindi è bene usare la frutta che rimanga un po' più soda. Poi le ricette della sangria sono infinite, questa diciamo che è quella classica, poi come tutte le cose ci sono le variazioni sul tema. Diamo una mescolata, copriamo con una pellicola e mettiamo a riposare in frigorifero. Tolgo i bacelli di vaniglia e le stecche di cannella. E vado a travasare il tutto in una bella brocca da servizio. A questo punto possiamo aggiungere il ghiaccio, che deve essere abbondante, e le fettine d'arancia intere le mettiamo che aderiscano alla parte interna della brocca. È arrivato il momento di servire. Se lo fate per ospiti, mi raccomando, servite soltanto la parte del vino. Mi raccomando, provatela, bevete con moderazione e condividetela con i vostri amici. Io vi mando un caro saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!